Costina è una bambina rumena cieca e parzialmente sorda, ha gravi deficit motori e di comunicazione, ma nella scuola dell'infanzia, secondo circolo didattico di Venosa, in provincia di Potenza, grazie all'aiuto di un insegnante di sostegno, è riuscita a ottenere grandi risultati. Da Bozzola a Farfalla è il nome del progetto a lei dedicato, che a Roma ha vinto il primo premio del concorso Le Chiavi di Scuola, rivolto all'inclusione scolastica di alunni con disabilità. Entrata appunto nella nostra scuola rannicchiata, completamente rannicchiata, adesso invece cammina senza reggersi. A parte, diciamo, il contesto prettamente didattico, Costina è stata proprio portata ad acquisire quelle che erano le abilità essenziali del vissuto quotidiano. Faccio degli esempi anche per rendere l'idea. Tenere con entrambe le mani il bicchiere, avvicinare il bicchiere alla bocca. Il premio ci inorgoglisce, ci ripaga di tanti sacrifici, ma certamente non può essere questo il punto di arrivo, anche perché la bambina va accompagnata nella scuola dell'infanzia, ma anche nel passaggio alla scuola primaria e alla fase successiva. Premi di merito sono andati nella categoria scuola primaria anche a un'altra scuola lucana, il secondo circolo didattico di Melfi, con un progetto che riguarda lo studio dell'acqua e la tutela ambientale, e alla direzione didattica statale di Foggia, con un percorso di apprendimento basato sul metodo di Feuerstein. È un programma che si avvale di strumenti particolari, e sono strumenti come questi qui. Per ognuna di queste attività viene potenziata una funzione cognitiva in fase di input, in fase di elaborazione, in fase di output.